Cari amici di Gamer May Cry, ascoltatemi bene, naturalmente God of War non mi è sfuggito. Non poteva certamente sfuggirmi le nuove gesta del nuovo Kratos, né tantomeno la sua scorribanda nelle terre norrene. E naturalmente per la prima volta sono anche d'accordo con la stampa in toto, ovvero ci troviamo di fronte davvero a un gioco eccezionale, davvero a un gioco spettacolare, inaspettatamente da Santa Monica. Un dev team, naturalmente interno di Sony, che non ha mai brillato in una maniera eccezionale per i suoi titoli, si è sempre attestato su delle qualità medie o delle qualità molto buone. Ma questa volta questi ragazzi americani hanno decisamente sorpreso e hanno detronizzato ogni aspettativa di trovarsi di fronte al solito God of War in salsa nordica. Siamo di fronte a un gioco che è un vanto per la PlayStation 4 ed è un'esclusiva di caratura enorme. Qui di seguito, grazie al buon Brega, che mi ha fatto le solite un po' domande, sono andato un po' a sfrogogliare, ricordandovi che il gioco sono ancora, diciamo, si attesta ancora nelle prime fasi iniziali, ma mi manca ancora, devo ancora arrivare al succo del gioco. Però devo dire che c'è veramente così tante cose da fare, così tante cose da vedere e soprattutto da intrattenersi, perché questo God of War è davvero intrattenitivo come pochi titoli mi sono capitati AAA. Lo vorrei paragonare al sommo The Witcher 3 perché è veramente un gioco che ti assorbe. Comunque adesso la parola a Brega che voleva farmi appunto alcune domande e alle quali io cercherò di rispondere al meglio delle mie capacità. Ben ritrovati ragazzi su Radio Mecrai, un saluto da Capitan Brobrega. Come avete sentito, il nostro Aku è euforico per questo God of War e io non vedo l'ora di fargli qualche domanda per saperne di più. Inizierei parlando dell'aspetto più sponsorizzato del titolo, cioè che Kratos per la prima volta non affronterà le sue avventure da solo, ma in compagnia del figlioletto Atreus. Quindi chiedo a te, Aku, che sei da sempre molto attento all'aspetto tramologico, atmosferico. Come funziona questa coppia? Com'è questa coppia in relazione ad altre coppie, come ad esempio, restando sempre all'interno dell'orto PlayStation, alla coppia di The Last of Us? Prima di tutto dissipiamo i dubbi. Il rapporto, visto che ti interessa sapere preliminarmente questo aspetto, che magari dai video diffusi non sembra, il rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus non pulisce neanche le scarpe come compostezza narrativa ha il rapporto tra Joel ed Ellie. Perché dico compostezza narrativa? Perché il gusto che hanno i Naughty Dog rimane, diciamo, ad esclusivo appannaggio dei Naughty Dog. Santa Monica ricopia, ricalca gli stilemi, cerca di lavorare un po' sulla varietà, cerca di rendere una storia che non sembri proprio identica a quella di The Last of Us, però fondamentalmente, se la storia di The Last of Us era la di pulsioni sopite, per così dire, quindi di un padre che cerca di non essere padre, una figlia che non cerca di essere figlia, qui il rapporto viene sbugiardato nel giro di 30 secondi, cioè si capisce subito che naturalmente Kratos sarà il padre roccioso, però comunque padre che ci tiene a essere padre, e il figlio che dovrà imparare a cacciare, dovrà imparare queste cose. Comunque, a livello proprio di battute, forse anche il fatto che un po' il gameplay presta il fianco su questo aspetto, dopo un po' Atreus stanca. Da, diciamo, giocatore non mi dà fastidio più di tanto che questo ragazzino mi aiuti in tutti gli scontri, però la sua voce rimbomba di continuo, cioè non sembra un bambino norreno, un bambino che ha vissuto anche il lutto della madre, un bambino che comunque è rimasto con un padre che è abbastanza duro, arido, se vogliamo. Un padre che tra l'altro nasconde il segreto, e cioè di essere un dio, ovviamente. E da questo punto di vista, diciamo che Atreus sembra più un bambino, veramente un millennial, cioè sembra un bambino, sì, è vero, è molto ciarliero, continua a parlare, fa domande in continuazione. È caratterizzato benino, perché comunque è caratterizzato benino. Il rapporto per adesso, ribadisco, per adesso sono circa il 30% del gioco.
il rapporto tra i due sembra che non decolli, cioè nel senso ci sono dei momenti di stanca abbastanza, forse anche cadenzati dal gioco, non nego che sì, c'è sempre questo padre un po' imbronciato, c'è questo Kratos che è sempre, ci sono certe battute che fanno un po' ridere, perché ad esempio c'è un momento in cui suo figlio cerca di fare la gaffe, cioè, pardon, la gaffe, lo sketch comico, diciamo, un po' demenziale, Kratos che sembra che sorrida, il figlio che dice: "Ah, ti ho beccato, questa volta hai sorriso, padre." Cioè, c'è qualche momento un po' così, però rispetto, ribadisco, proprio al livello che aveva The Last of Us, no, mi dispiace, proprio non ci siamo. E questo è per mettere, diciamo, mettere la parola fine su chi pensava: "Oh, magari successivamente diventerà ancora più bello, diventerà ancora più..." Le prime 2 ore, 3 ore del gioco esplodono, quindi quando uno lo inizia è molto particolare. Quindi probabilmente ci si aspettava un po' di più. Insomma, anche questo capitolo l'hanno iniziato un po' con il dramma, come succedeva con The Last of Us, però è un dramma... Non lo so, fa un po' più... lascia un po' il tempo che trova, non so come dirlo. Non è pregno come quell'inizio, che per me è ancora indimenticabile, unico, sia per scrittura che appunto che globalmente per capacità anche proprio emotiva di riuscire a toccare le corde dell'anima. Cioè, se guardi, ma poi lo sai anche tu, insomma, se guardi persino i video più beceri della rete, c'è gente che si commuove e piange solo con l'intro di The Last of Us. Non è un caso, è uno dei migliori intro al gioco, alla dinamica, che poi farà da leitmotiv a tutta l'avventura. È uno dei migliori mai fatti. Vabbè, detto questo, com'è il gioco? Il gioco mi sta soddisfacendo in pieno, perché come mi aspettavo, è un best of degli ultimi 10 anni dei videogiochi. Cioè, Santa Monica ha avuto l'accortezza, la bravura e direi anche la competenza di prendere gli ultimi 10 anni di videogaming, in generale, ovviamente globalmente parlando, capire quali erano i punti cardine che potevano essere interlacciati, intensificati e buttati dentro il suo God of War, e l'ha fatto. Cioè, chi parla di Dark Souls, God of War o God Souls non ne parla a sproposito. Ci sono diversi elementi che hanno preso palesemente dai Dark Souls, come ad esempio certe arene che non sono poi arene, oppure il posizionamento dei nemici. Stavolta non entrano dai lati dello schermo a cazzo, ma sono tutti quanti posizionati dove i nemici che ti cecchinano ti danno un danno da cecchino, ci sono i nemici che ti avvelenano, ti danno il malus da veleno. È molto diverso rispetto agli altri God of War, anche se negli altri c'era il concetto di, diciamo, di veleno, chiamiamolo così, cioè c'era l'iconcina, l'interfaccia che ti diceva sei stato avvelenato, se non ricordo male in Ascension, ma potrei ricordare male. E qui è tutto stato ristabilito. Personalmente io ho visto subito ma fin dai primissimi filmati che occorsero alle 3, c'è, cioè, sicuramente dentro dell'Hellblade, perché hanno preso la telecamera che è praticamente palese, è quasi uguale, però hanno aumentato tantissimo il compostaggio, diciamo, la composizione, pardon, la composizione ludica, hanno aggiunto un sacco di roba. Domanda a bruciapelo, qual è la caratteristica che a primo impatto ti ha più colpito di questo God of War? Insomma, l'elemento per il quale hai pensato subito: wow, siamo di fronte a un grandissimo gioco. La prima cosa che colpisce, veterani, non veterani della saga, è l'equilibrio. Cioè, questo è un gioco assolutamente equilibrato. E la pioggia di voti, se deve essere, diciamo, avvalorata per una qualche componentistica o componente che dir si voglia, è il fatto di un equilibrio pressoché perfetto. Cioè, il gioco è un virtuosismo continuo di perfetto bilanciamento. L'avventura non è assolutamente facile, il primo livello di difficoltà è abbastanza accessibile, il secondo è già proibitivo, il terzo è veramente da dio, da God of War, da Spartano, da dio della guerra. Il secondo è già abbastanza difficile.
Comunque il gioco fondamentalmente ha dentro tutto quello che si è visto, cioè c'è dentro una spruzzatina di Vikings e quindi di tutta l'aspetto, diciamo, visivo, norreno e quant'altro. Ci sono le scene di esaltazione tipiche di God of War, quindi combattimenti iper spettacolari, iper cinetici contro il Pantheon divino e non solo, che comunque restituiscono il feeling di giocare a un God of War. Il mappone è come Horizon, non a caso parlavo di, o come Zelda se vogliamo, non a caso parlavo di 10 anni di videogaming, cioè Santa Monica ha preso il meglio direi di tutti i giochi, quindi ha preso le caratteristiche peculiari dei Dark Souls, quindi la progressione alla Dark Soul, tre colpi e muori se vogliamo, l'inventario all'Assassin's Creed, quindi è tutto personalizzabile. L'armatura, il busto, i guanti e tutto quanto è potenziabile con gemme, tra l'altro, da incastonare che fanno emergere il lato RPG, oppure un lato però RPG molto basic, non troppo difficile. C'è una progressione del personaggio in stile Mordor, quindi sblocchi con le mosse dei nuovi rami, che anche questi sono potenziabili, che forniscono maggiore idea nel combat system. L'ascia di il Leviatano, ovvero l'ascia di Kratos, è fondamentalmente come l'arco di Aloy. Praticamente ci fai di tutto: combatti, risolvi gli enigmi, accedi a zone diverse e quant'altro. È una specie di multi-tool come accadeva in Darksiders, se ben ti ricordi. E poi che altro c'è da dire? Le dinamiche sono tutte pensate in doppio, quindi se con Kratos azioni una leva, con Atreus puoi aiutare Kratos a fare una determinata azione. Il combattimento Atreus, questo mi ha stupito tantissimo, è più utile di Ellie. Ellie si limitava a tirare delle mattonate e Atreus, oltre a partecipare attivamente anche al combattimento, ti dà la possibilità di stravolgere magari una situazione disperata. Perché hanno messo un sistema che praticamente ti permette di distrarre i nemici con un pratico lock-on, premendo quadrato. Tu scagli una freccia, il nemico si gira, va verso Atreus e tu lo puoi maciullare con Kratos. Sembra una stupidata, apparentemente, ma in realtà è assolutamente un sistema versatile, tra l'altro potenziabile. Potenziabile la mira, il numero di frecce, le combo per stordire. Poi la mappa è un florilegio, offre una mole esagerata di attività secondarie, di collezionabili da raccogliere. Di missioni alternative, di zone segrete, tutti incredibilmente ben congegnati e ben integrati. Personalmente ci sono certi punti che mi hanno ricordato anche dei giochi vecchi, come Hunted the Demon Forge, per esempio, perché parli con dei fantasmi che ti danno, diciamo, dei compiti da assolvere, e anche in quel vecchio gioco che era uscito per PC e per 360 c'era la stessa identica idea, cioè proprio tu tramite le fiamme andavi a parlare con questi spiriti irrequieti e quant'altro. E per il resto, il gioco mi ha stupito dal punto di vista dell'equilibrio, devo essere sincero. Prima di tutto, non pensavo che Santa Monica arrivasse a capire così bene, ma ci sono proprio dei punti che proprio ti fa dire: cazzo, Dark Souls ha veramente cambiato le regole del gioco. Perché se anche un gioco, spacca tutto, come God of War, si è assoggettato a quelle dinamiche, e a quelle dinamiche che comunque sono. E questo ci tengo a precisarlo, sono dinamiche souliane, però molto ridotte, cioè non c'è delle cose, non ci sono, per farla molto breve, le anime di Asgard da recuperare, ci sono dei checkpoint, ma nonostante questo l'offerta ludica, l'offerta della sfida è assolutamente è più elevata dei precedenti God of War, cioè qui veramente Kratos va al tappeto con due colpi, poi hanno preso i nemici e hanno messo sopra i nemici una barra. Pardon, una barra, un indicatore come in The Witcher di livello. Quindi tu ti può capitare che fai un'isoletta, magari non della trama principale, e ti becchi un nemico che è sopra al teschio, proprio, quindi è teschiato, oppure è un livello 6. La progressione, tra l'altro, è ben bilanciata, nel senso che tu sei effettivamente sempre a corto di denaro, di monete d'oro, oppure di punti esperienza. E quindi il gioco ti dice: sì, effettivamente puoi andare avanti anche a livello 1, però se non impari subito la counter, che tra l'altro qui la hitstun è molto più ampia, quindi anche più divertente rispetto ai Dark Souls, che era, diciamo,
incredibilmente sottile come time limit, no? Cioè tu, se non eri proprio veramente bravo, 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 sbagliavi il colpo e prendevi un danno incredibile. Qui no, qui è a quasi 2 secondi, quindi insomma ce ne mette di tempo uno per sbagliare, tra virgolette. Però nonostante questo, il gioco ha un bilanciamento che è veramente divino, mi verrebbe da dire. E poi tutto il resto è ovvio, grafica massiccia, effetti di illuminazione pazzeschi, texture veramente valide. Vogliamo tirargli fuori un difetto? C'è sempre un po' quella azione un po' di corridoio, come si vuol dire, no? Invisible walls un po' ovunque, una mappa che sembra un po' sempre limitata. Per farti un esempio molto banale, vai dentro delle rovine e le rovine sono tutte quante porte chiuse oppure zone inaccessibili poiché sono crollate o cose di questo tipo. Sulle prime può far storcere il naso, però c'è sempre una contestualizzazione, quindi non c'è mai la sensazione di lasciare una rovina chiusa, inaccessibile perché in realtà non puoi andare nelle sue profondità. Cioè c'è sempre un passaggio crollato, c'è sempre qualcosa che ti rimanda a un'esplorazione che non è possibile, ma per fini proprio strettamente, diciamo, del plot. È veramente monolitico. È un gioco. Forse la mole di recensioni è stata anche esagerata, perché si potrebbe parlare di poca innovazione, fondamentalmente. Anche se qui loro hanno fatto la scommessa, cioè loro hanno veramente trasformato un combat system che già funzionava in qualcosa di nuovo. E qualcosa di più divertente, perché comunque è più divertente rispetto agli altri giochi che ho giocato, che era un po' uno smanacciare senza soluzione di continuità, peraltro, perché comunque sì, a livelli avanzati era abbastanza difficile giocare a God of War, ma ai primi livelli bastava premere XXX, quadrato, 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 facevi combo da paura. Qui no, qui addirittura se ti butti alla cieca ti uccidono dei minion, dei mob da nulla. Secondo me è un gioco fenomenale. Veramente fenomenale. Se poi penso che l'hanno fatto loro, è un capolavoro stupefacente. Quindi, tornando per un momento al discorso Atreus, mi sembra di capire che, nonostante non ti abbia ancora colpito come il migliore dei coprotagonisti, ad esempio, continui a preferire Ellie di The Last of Us, comunque all'interno di questo videogioco la sua presenza è molto importante, molto significativa e, insomma, la coppia comunque con Kratos funziona, risultato affatto scontato, considerando che appunto il piccolo Atreus è affiancato a Kratos, che penso sia uno dei personaggi più carismatici nel mondo dei videogiochi, quindi è un bel risultato da parte di Santa Monica quello di essere riuscito in questo connubio. Una cosa che ci tenevo a specificare è il fatto che Santa Monica è stata veramente, ma veramente molto attenta alle battute tra i due. E questo bisogna fare un applauso, perché sono riusciti in qualche modo a non interrompere la sospensione dell'incredulità, la famosa suspension of the disbelief, con delle tipiche situazioni che nei videogiochi noi abbiamo affrontato. Per esempio, è ovvio che il sistema si presta, quando praticamente si sblocca dopo la prima parte del gioco, una volta usciti, diciamo, dalla foresta, a farti godere, no? A farti veramente a energizzarti questo mondo macro open world, diciamo. Quindi c'è l'isola, diciamo, c'è una specie di mare, anzi c'è un mare in effetti, con tante isole un po' alla Zelda, alla Wind Waker se vogliamo, no? Dove tu puoi andare avanti e indietro. E una cosa particolare che mi ha colpito, perché non mi è capitato in altri giochi che io a memoria, e cioè che a un certo punto c'è il bambino che dice a Kratos, padre, ma perché non andiamo verso la nostra meta, il nostro obiettivo principale? E Kratos gli risponde come se fosse veramente l'alter ego del videogiocatore, gli dice: prima ci dobbiamo potenziare e quindi dobbiamo vedere se c'è qualcosa di utile tra queste isole. Ah, gli fa il figlio, capisco. Quindi noi adesso, prima di andare ad affrontare la nostra sfida, che sarebbe la cima della montagna, chissà cosa mi attende, tra virgolette, prima di arrivare a questo punto, a questo snodo, ci dobbiamo potenziare. E questi sono tutti dei piccoli. Oppure c'è un altro punto in cui Kratos dice: c'è una leva, cosa facciamo? La tiriamo? E il bambino risponde, Atreus risponde:
Fino adesso abbiamo tirato solo delle leve e mosso degli interruttori. E Kratos dice: e questa volta lascerò decidere a te. E poi naturalmente il gioco procede. Però hanno avuto il gusto, in qualche modo, di contestualizzare anche le azioni in forma narrativa, o comunque in forma concettuale narrativa, perché comunque funzionano bene, funzionano, è costruito bene. E anche questo aspetto, che magari ai più lascia così, dici vabbè, non è niente di che. No, è un aspetto invece interessante, molto interessante, perché Santa Monica vuole rendere il suo racconto partecipe, ma lo vuole rendere una creazione realista, non semplicemente reale. Vuole veramente far intercorrere, diciamo, quell'intercapedine tra il reale e il realismo nel suo gioco e cercare in tutti i modi di far proseguire la sospensione dell'incredulità, cioè il fatto che tu esplori e che anche i tuoi avatar, diciamo, sì, i tuoi avatar sono consapevoli di esplorare per potenziarsi, così come altre scene che non ti sto a dire. Quindi Santa Monica ha veramente guardato molto molto bene da vicino gli aspetti anche più. Io mi aspetto, vabbè, questa è una ripetizione, però c'è il caso che prima che il gioco finisca mi venga anche spiegato perché trovo dei bauli disseminati tra queste terre. Non mi stupirebbe, perché hanno veramente posto il gioco sotto un'attenzione, un focus maniacale di questi aspetti, e ce ne sono veramente tanti, come anche il numero delle frecce della faretra di Atreus che spiega. Cioè, no, è veramente, veramente fatto con un'idea e un'ottica un po' witcheriana, se vogliamo, eh. Quindi anche qui tanta tanta roba. E questo è quanto, cari amici di Gamer May Cry. God of War è un gioco imprescindibile. Se avete una PlayStation 4, dovete a tutti i costi recuperarlo. Faccio anche presente, prima di concludere il messaggio, che la fruizione attuale mia a God of War si attesta, diciamo, attorno al 30%. Quindi io non so esattamente cosa può succedere. Naturalmente la rete è foriera di spoiler, e quindi io so già vagamente che ci sarà un cambio, uno stravolgimento, qualcosa di assolutamente inaspettato. E io sto aspettando esattamente questo momento per siglare anche magari un secondo messaggio più complesso, se vogliamo, e anche da un certo punto di vista più completo. Che dire, Akuma, hai proprio messo la scimmia per questo God of War. Questa puntata di Radio Mecrai termina qui. Mi raccomando, commentate, fate le vostre domande ad Aku, a cui cercheremo di rispondere magari in una futura puntata di Radio Mecrai. Un saluto da Capitan Brobrega, a presto. Alla prossima, ragazzi.